Grandi fatiche, ma soprattutto dal punto di vista morale, perché ricordare certi eventi, certi particolari, crea sempre un piccolo imbarazzo. Comunque, ringrazio tutti voi per essere intervenuti numerosi a questo appello. Ringrazio le autorità presenti, governative, comunali. Ringrazio tutti gli amici. Oggi mi sento un po' in famiglia, perché devo ringraziare innanzitutto la grossa famiglia dei giornalisti aquilani che è presente numerosa in questa circostanza. Ringrazio anche gli amici del club di cui faccio parte, il Panatron, perché ne vedo tanti e molti hanno testimoniato anche per iscritto la loro amicizia con Alfredo Lidia. Ringrazio la mia ex presidente, non posso fare diversamente perché abbiamo vissuto e abbiamo condiviso gioie e dolori in questo periodo. Ma ringrazio soprattutto i cittadini dell'Aquila perché, anche se feriti, anche se storditi diciamo, da questo evento che ci ha scombussolato un po' la vita, bene o male nelle riunioni e agli inviti della cultura sono quasi sempre presenti. Vuol dire che con la cultura abbiamo vissuto, con la cultura rinasceremo. Non voglio togliere a tutti coloro che hanno partecipato alla composizione di questo libro i meriti e pure alcune affermazioni su Alfredo Lidia, sarebbe veramente uno scandalo notevole. Però voglio dire qualcosa che non ho trovato tra le righe. Perché non l'ho trovato? Perché è un rapporto che è passato tra me e Alfredo Lidia. Io non sono stato un grosso sportivo, non sono stato un suo alunno, non sono stato un suo ammiratore, un pugile, perché le età anagrafiche sono diverse. Non l'ho conosciuto in quel periodo. Però l'ho conosciuto come aspirante giornalista. Io facevo il ragazzo di bottega del Corriere dello Sport e avevo 15 anni, e tutte le mattine lo trovavo a Piazza Palazzo
nei pressi della biblioteca provinciale e mi aspettava e mi diceva: sei grande. Diceva: c'ho 15 anni. Ma sei grande lo stesso. E una volta ho scritto di lui una cosa che mi è rimasta nel cuore come è rimasta nel suo cuore. Mi è piaciuta fin dall'inizio e ogni volta che ci trovavamo me la ripeteva. Ho letto che molti lo hanno definito il ballerino del ring. Io lo definii in effetti, perché grosso modo questi movimenti che un pugile come lui aveva sul ring non erano tanto quelli del ballerino quanto quelli della libellula. Pensate per un attimo al movimento che la libellula fa nei pressi di uno stagno d'acqua, no? Vola dritta, allora quando Alfredo girava intorno al ring, così lo immaginavo io perlomeno, alla presenza di un piccolo insetto gradito alla libellula si fermava immediatamente, ma non precipitava, non picchiava, si fermava, si bloccava, poi picchiava, saliva e ricominciava il suo movimento direzionale. Alfredo piacque tanto questa descrizione che ogni volta che mi incontrava mi diceva: io sono una libellula del ring, ma tu sei una libellula del giornalismo. E lo ringraziavo perché ero ragazzino, quindi figuriamoci, ma una cosa di questo genere rimane e colpisce nel cuore. Vorrei in questo momento ringraziare anche un altro signore che ha partecipato, che ha voluto essere presente a questa riunione, cioè l'imperatore, perché testimonia un altro aspetto della vita di Alfredo Vivio. Durante la guerra, come partigiano, come uomo di azione, lo saprete anche dagli interessati che l'hanno scritto, ha partecipato a diverse azioni veramente pericolose, perché facevano parte della sua natura. Lui era fatto così, era un intrepido, non era un uomo statico. Grazie. Pregherei Giovanni Nordi di porgere il saluto governativo. Sì, ovviamente sarà il mio saluto così personale a una persona cui ero legato per ragioni familiari, insomma, i miei genitori, la mia famiglia, con la famiglia di Alfredo, insomma, i figli con me. E mi venivano in mente mentre prima ascoltavo, per Alfredo lo sport era veramente una disciplina di vita, e cioè traeva dallo sport l'idea di come debba stare una persona in mezzo alle altre persone, rivendicando, battendosi per le proprie giuste, legittime ambizioni, però sempre con grande solidarietà, rispetto degli altri, con grande rispetto delle regole. Ecco, era un aquilano come io mi immagino che sono gli aquilani. E se devo pensare perché voglio bene alla mia città e perché, insomma, insieme a tanti altri ci batteremo fino all'ultimo perché questa città possa rinascere, è perché è una città che ha saputo dare i natali a persone come Alfredo. Quindi grazie Alfredo e grazie a voi che ce lo fate ricordare. Grazie ancora di noi. E pregherei il presidente Stefania Pezzopane di prendere la parola. Poter partecipare alla presentazione del libro del nostro carissimo Dante Capaldi, dedicato a una persona a cui tutti abbiamo voluto molto bene, Alfredo Vivio. E lo diceva già Giovanni, era un aquilano vero. E ci manca questa presenza leggera, ma sempre desiderata. Io ho conosciuto Alfredo, ero molto giovane, ero una studentessa, e l'ho conosciuto perché è il papà di Anna Maria. E poi ho conosciuto Carlo, poi ho conosciuto Sandro, ho conosciuto la signora e la sua meravigliosa cucina. E poi gli anni ovviamente ci hanno portato, come tutti noi,
a fare le nostre scelte, a dividere i nostri percorsi, però Alfredo si incontrava spesso proprio lì a Piazza Palazzo, moltissimo, frequentava tantissimo la prossimità alla biblioteca provinciale, i portici, e aveva sempre queste frasi ad effetto, e un linguaggio curioso anche, e, che però era il suo modo di comunicare e che ci faceva sorridere, ci piaceva, ci abbracciava, ci stringeva questa mano fino a quasi frantumarla. E, un uomo coraggioso e che aveva vissuto in anni difficili. C'è Marcello Liberatore, mi fa tanto piacere vederlo. Non dimentico mai che con Marcello abbiamo fatto un bel tragitto insieme quando con la provincia abbiamo pubblicato il primo libro sulla Resistenza. Poi dopo Marcello abbiamo raccontato le storie di altri, l'ultimo è stato quello di Gilberto Malvestuto, e lui racconta di quei ragazzi giovanissimi che in quel momento difficile della vita del paese sceglievano la Resistenza, sceglievano di rischiare la vita per la libertà. E poi ha scelto una strada difficile, di uno sport complesso, molto difficile. A mio padre piaceva tanto e io non lo capivo perché potesse piacergli il pugilato, anzi io donna, giovane, un po' irruenta, un po' così, è uno sport violento. Solo dopo tanto tempo, ho capito che non è così, che le cose sono molto più complesse di quelle che appaiono, fino addirittura, e Giovanni lo sa, ad innamorarmi di questo sport. Dopo un incontro a cui fu invitata a partecipare pochi anni fa da Vezzano, che mi ha aperto delle conoscenze su una attività sportiva difficile, impegnativa, dove c'è un grande controllo della forza fisica e della volontà, dove c'è una grande necessità di avere prontezza di riflessi, una prontezza impressionante. E Alfredo, per combattere come ha combattuto lui in quegli anni in cui anche la box era molto diversa dalla box di oggi, aveva questa capacità fisica, questa potenza fisica straordinaria e questa grandissima prontezza di riflessi, senza la quale non puoi certo improvvisarti su un ring a rischiare la vita. E Dante ha costruito questo percorso, il libro l'ho visto solo adesso, quindi lo leggerò stasera, domani, però ho visto che lo ha arricchito con interviste, con una sua intervista che avevo già ascoltato, un'intervista ad Alfredo e poi i racconti e le cose della sua vita. Ecco, io credo che noi non siamo sciocchi e nostalgici quando finalmente, affidiamo a chi ha svolto dei ruoli, a chi ha fatto delle cose importanti, affidiamo questa icona, questo simbolo della nostra città, dell'aquilanità e della bellezza dell'Aquila. Ecco, Alfredo è uno che merita di essere un nostro rappresentante. È bello riconoscersi in Alfredo, è bello oggi ricordarne qualcosa della sua vita, ricordare quanto abbia potuto fare e quanto sia importante per noi in un momento di così grande rottura di equilibri come fu quello in cui Alfredo scelse di salire sulle montagne, cose diverse ma comunque rotture anche lì forti di equilibri, necessità di ricostruire anche allora come oggi, allora per la guerra, i bombardamenti, adesso perché il sisma ci ha colpito e ci ha distrutto tanta parte della nostra storia e della nostra identità. Sapremo trovare noi la stessa forza di quei ragazzi, sapremo trovare noi la stessa capacità di voler fare con energia tutto. Io ecco, penso che ricordare Alfredo, costruirci su addirittura un libro, penso che Dante abbia voluto in qualche modo porre alla nostra attenzione un esempio di forza, di tenacia, di energia che in questo momento c'è di grande bisogno. Forza, tenacia ed energia sono tra le tre doti di cui abbiamo necessità assoluta dalla mattina quando ci alziamo a quando finalmente andiamo a riposarci. Grazie. In questo momento storico per l'Aquila ricordare Alfredo Vivio
vuol dire anche dare forza a tutti gli aquilani, ricordare la fierezza di un uomo che si è saputo imporre con la sua forza, la sua sagacia, il suo spirito indomito, e ricordare questo esempio è importante per tutti gli aquilani, che tutti gli abruzzesi che purtroppo sono stati coinvolti in questo dramma che abbiamo vissuto, che continuiamo a vivere, ma in cui abbiamo dimostrato la forza e la fierezza di un popolo, quello abruzzese, che non si dà mai per vinto, come ha dimostrato Vivio. Poi c'è anche un ringraziamento al professor Capaldi, perché dà delle emozioni con questo libro. Io l'ho avuto questa mattina, l'ho letto velocemente, lo approfondirò, però ricordare un personaggio come Vivio attraverso le emozioni, i pensieri, i ricordi di coloro che lo hanno conosciuto, ricordare le sue esperienze di vita, i suoi insegnamenti, vuol dire veramente, per tutti quelli che leggono questo libro, vederlo ed averlo presente. Poi aggiungo che, per quello che mi riguarda, c'è un ringraziamento personale, perché attraverso la lettura di questo libro, io sono nato a Pescara, mi sento pescarese in tutti i miei gangli, però le mie origini sono aquilane, e quindi questo libro in alcuni passaggi mi ha ricordato la mia storia, le mie tradizioni, e coloro che mi hanno generato, mio padre, mia madre. C'è il passaggio del fiume Aterno, quando Vivio sfida il fiume Aterno con la canoa. Quando ero bambino mio padre mi raccontava, lui è di Acciano, infatti è citato anche Acciano sul libro, che lui si buttava da ragazzino nel fiume Aterno affrontando queste rapide. Erano altri uomini, erano altri tempi, avevano un'altra forza che noi speriamo di poter avere. Poi c'è l'altro passaggio del ristorante delle Tre Marie. Mio padre mi raccontava che alle Tre Marie c'era una conca che lui aveva donato al proprietario, ed era la conca di un altro grande personaggio aquilano, il gigante di Acciano, che con quella conca mangiava in quella conca quando veniva a casa ospite dei miei genitori, dei miei avi. Quindi c'è un ricordo diretto, personale. Poi c'è questo, attraverso la vita di Vivio, c'è questo segnale forte dell'importanza dello sport, perché lo sport non è soltanto agonismo. Lo sport è la metafora della vita. Nello sport gli obiettivi si raggiungono se ci si sacrifica, se ci si impegna, se si suda. Lo sport è il rispetto per l'avversario, il rispetto per le regole. E in questo mondo, mai come oggi, c'è necessità di questi segnali e di questi messaggi. Con lo sport gli obiettivi si raggiungono solo se ti impegni e se sei in grado di raggiungere gli obiettivi, e purtroppo oggi gli esempi che noi stiamo dando ai nostri giovani sono quelli dei pacchi. Si sceglie un pacco e si vincono 500.000 euro, insomma, ecco, credo che invece questo libro insegni altro, e meno male che c'è. Credo che ognuno potrebbe raccontare qualcosa su Alfredo e su quello che ha dato alla città dell'Aquila. A me fa piacere che l'assessore regionale sia qui. Non ha detto una cosa importante che abbiamo fatto oggi a Pescara, lo voglio dire io, lo ringrazio per aver avuto questo sentimento, diciamo, nei confronti dell'Aquila. Adesso capisco perché probabilmente c'è questa attenzione per la nostra città, perché l'origine non mente. E lo dico perché stamane, confesso all'assessore, mentre eravamo riuniti a Pescara, è stata convocata una riunione con tutti gli amministratori, tutti i sindaci della regione, dei comuni capoluogo, i presidenti delle province dei comuni capoluogo, le camere di commercio, le banche, le fondazioni, perché la regione ha inteso promuovere l'Aquila come città che dovrà ospitare le prossime Universiadi del 2017. E devo dire che l'iniziativa è partita da Carlo Masci, che ha voluto, come Regione Abruzzo, immediatamente dirci: venite, partecipate e siate con noi. Questa è la più grande iniziativa sportiva che si svolge al mondo dopo le Olimpiadi e credo dopo i campionati del mondo di calcio, ma per organizzazione è qualcosa di veramente molto grande.
non possiamo non essere, e l'ho già detto, onorati di questa scelta, che tra l'altro verrà ufficializzata l'anno prossimo, speriamo che ci sostengano. Comunque L'Aquila è insieme alla Regione è l'unica città candidata per l'Italia. Abbiamo superato per la disponibilità città come Venezia e come Firenze, che si sono tirate indietro per noi. Stamane ho avuto notizia che il nostro avversario sarà addirittura Nuova Delhi, quindi pensate voi con chi ce la dovremo vedere. Ma devo dire che mentre facevo questa riunione, sarà perché avevo incontrato proprio Dante Capaldi a Pescara stamane, ci siamo visti un attimo prima che iniziasse la riunione, mi ha detto: mi raccomando, e io ho detto: vedi Dante, è vero quello che ti ho detto, io sto a Pescara, appena torno verrò a questo incontro. Ho pensato ad Alfredo Vivio, ho pensato ad Alfredo Carlo, perché ho detto Alfredo gli avrebbe fatto tanto tanto piacere che all'Aquila si svolgevano le Universiadi, lui sarebbe stato contentissimo, perché una manifestazione sportiva così bella, così importante, io credo che Alfredo la guarderà dall'alto e sarà contento che la sua città ospiterà questa bella iniziativa. Questa è una cosa che francamente io... non è morto. No, ma io ce la guarderò dall'alto, perché la guarderà proprio, la verrà a vedere, la verrà a vedere. E sono convinto che Alfredo è sicuramente la persona che in questo campo potrà darci sicuramente dei consigli, anche se... così come dava i consigli quando ci vedeva, ti ricordi Carlo, ci vedeva in piscina e ci diceva: venite a nuotare con me, venite a giocare a pallanuoto con me, venite a stare con me. Stando a Pescara, mi ha fatto piacere l'intervento dell'assessore dello sport regionale Carlo Masci, che ha parlato di aquilanità e delle radici. E qui mi perdoneranno gli insegnanti che mi seguono da sempre, che quando si parla di radici mi riferisco a uno dei miei maestri, che diceva appunto: la lingua che noi parliamo è la lingua che risente nel paese che abbiamo dietro le spalle, e guai all'uomo che non ha un paese dietro le spalle. Acciano, Goriano Valli, siamo di rimpettai nella valle splendida della Terna, e c'è sta anche Molina, Raiano e via, tutta la valle splendida, eccetera. Fontecchio, certo, lungo il tragitto. A Pescara, stando, ho incontrato, trovato, parlato con il maestro Gileno, che è un'istituzione, e mi parlava di Alfredo Vivio, perché era il secondo, faceva il secondo, una volta c'era il secondo sul quadrato, che dava consigli e suggerimenti ad Alfredo quando combatteva sui ring di tutta l'Europa. Alfredo ha combattuto a Parigi, a Londra, a Amsterdam e a Oslo, quindi per dire ha avuto un ampio e vero percorso. E in ogni località dove è andato, per motivi educativi o sportivi, ha sempre tenuto alta la bandiera aquilana. La sua battuta più simpatica, come è noto, era questa: siamo i più forti del mondo e dintorni. Ho voluto dar voce a tante voci amiche per delineare meglio la personalità poliedrica di Alfredo. Così vari personaggi, da Gigi Marra a Mimì Alessandri, che sta qui, la guida meravigliosa, grazie di essere intervenuto, a Giuseppe Lemeo, purtroppo ci ha lasciato, e che nel libro fa un riferimento bellissimo a Vivio Partigiano, Gianni Lussoso, a Gian Piero Fiore, anche posso dirlo, magistrato, giudice, che è il mio allievo giornalisticamente parlando, a Pierluigi Palmieri, a Sabatino Vaccarelli, a Adriano Cantalini, a Fosco De Paolis, a Raffaele Colapietra, a Francesco Aloisio, a Elio Stella, che è stato procuratore della Repubblica di Sulmona e che ha filmato tutto il famoso percorso della trappola, quel filmato che io ho riesumato, se poi avete la bontà di vederlo, dura 12 minuti, per rendervi conto in vero da dove parte lui, da Poggio Cancelli più o meno, e viene giù lungo la via, e quindi fa l'Aquila, Via Sant'Angelo, l'Aquila fa giù San Gregorio, Fossa San Demetrio, Villa Sant'Angelo, Fagnano, Fontecchio, ecco ti ho citato anche il tuo Fontecchio, Chione, Beffi, Acciano, Molino, Raiano, alle gole di San Venanzio, ecco la trappola, che praticamente lui non calcolò la velocità di una rapida, e con questa canoa dove si stava scritto, e lo vedrete chi lo vorrà seguire, ride l'Aquila Pescara, perché lui voleva dimostrare che la Terna era navigabile e si poteva fare,
e si allenò 15 giorni ininterrottamente sul lago di Campotosto con questa canoa, insieme a Elio Stella, che aveva fatto anche diciamo dei rilievi lungo il percorso, ed era venuto a Pescara, si vede nel filmato, e si nuota nel mare Adriatico, per dire, ecco, dal fiume al mare c'è questa possibilità di unirci. Qui sul fiume, chiudo la parentesi, perché il maestro dei maestri è qui presente, il regista Febo Grimaldi, che ha scritto ha filmato e realizzato un meraviglioso lavoro sul fiume Aterno, e quindi chi è che non lo ha visto, il consiglio di vedere questo filmato. E parlavo anche di Giuseppe, anche di Matteo Vespasiani. Matteo è stato l'ultimo mio allievo, giornalisticamente parlando e televisivamente parlando, perché adesso Matteo è la voce dello Stadio Olimpico a Roma, è quello che fa tutte le telecronache a Roma Channel, è quello che quando segna un gol Totti dice ha segnato Francesco, e tutto, no, 100.000 persone fa Totti, quindi ecco questa voce che si è imposta. Ancora Elio Peretti, Giacomo Maria Medica, Rocco Di Tizio, compianto collega di Chieti, Domenico D'Armi, allora notaio, Giuseppe Scipioni, papà di Anna Scipioni, che è la moglie di Alfredo, ristorante famoso cui si faceva riferimento prima delle Tre Marie. Nonché quello che ho cercato di scrivere io, unito anche alla collaborazione dei miei figli, che abbiamo messo su questo, diciamo, l'impalcatura di questo personaggio sotto tutte le varie angolazioni, corredandole di note, documenti e foto del suo vissuto periodo storico e sportivo. Sarebbe stato bello, certo, se Alfredo fosse stato qui con noi, ma ci ha inviato un bel saluto affettuoso attraverso i suoi figlioli Carlo, Sandro e Anna Maria. Occhi luminosi, il suo cuore, la sua passione verace per l'Aquila, per la sua paganica. Alfredo si è ripreso in questi ultimi giorni e sta abbastanza ringalluzzito, non è escluso che ci verrà, è vero, quanto prima a trovare, perché la sua fibra, la sua tempra è tanto forte. Alfredo è nato il 23 luglio 1919, famosa canzone del 1919, e quindi questo grande personaggio è probabile che potremmo averlo con noi in un'altra circostanza. Lui poi mi ha segnalato una cosa, non voglio carpire spazio e soprattutto essere, come dire, utilizzare la vostra attenzione, perché tra le carte che dopo il terremoto in mezzo all'acqua eccetera ho salvato, c'è un'intervista che io gli feci 25 anni fa e lui dice delle cose proprio sul pugilato. Era difficilissimo portare al microfono sotto una telecamera praticamente Alfredo Vivio, perché era schivo, non ne voleva assolutamente sapere. Alfredo Vivio e Mario Lolli sono state le due persone che non sono mai riuscite a portare il microfono alla televisione. Mario in modo particolare. Alfredo ci riuscì poi in un segmento che ho ritrovato. Mario l'ho portato con me quando ero direttore a Tagliacozzo, fece una conferenza meravigliosa sulle migrazioni, sul dialetto, lingua e dialetto. Ancora i ragazzi che sono dottori adesso, ingegneri, architetti, mi hanno: caro direttore, ricordiamo la lezione di Mario Lolli. È vero, lui portò il famoso quel libro che ne ha fatti diversi, L'Aquila sull'Aquila, ha scritto Esso Quisso, Are Esso Quisso, tutti i libri famosi, è vero. Rubando l'espressione, il nostro affetto spero sia per lui una medaglia da tenere stretta sul cuore, ripresa nell'introduzione da Gigi Marra, riteniamo di completare il quadro dicendo che in un mondo che va tanto in fretta e dimentica facilmente tutto, il più alto ufficio della memoria è quello di dimenticare, ricordarono la lunga strada percorsa positivamente da Alfredo Vivio fa bene a tutti noi. E oltre alla memoria, e senza memoria infatti, come è noto, non c'è futuro, si vuole sottolineare la ricchezza dell'amicizia, di cui tutti noi abbiamo beneficiato e ci siamo onorati di avere nel corso della nostra vita. Alfredo è stato in primis un vero educatore, verso i figli, la famiglia e soprattutto verso i tanti allievi che lo hanno avuto come magister. Quindi uno sportivo autentico e pratico, proteso sempre al rispetto delle regole e in ogni disciplina da lui stesso professato. Dal calcio, quando stava, me lo ricordo, è vero, al Convito Nazionale, e ricordo un certo Parascenzo, una delle stelle che lui inventò e creò, al rugby, è vero, poi Cecco Peppe
il presidente del Panatro Francesco Aloisi ci racconterà un aneddoto particolarissimo che lo ritroverete anche nel libro, al basket, al volley, all'atletica leggera, al nuoto, al tennis, fino a quella che è stata la sua creatura più cara, e cioè la box. Quando ci mise a me personalmente i guantoni a 10 anni per farci fare un'esibizione al cortile del Convitto Nazionale, una sera di 60 anni fa ci disse a più riprese: ti ho insegnato il pugilato per non avere paura del pugilato e soprattutto per stimolare la prontezza dei riflessi. E oltre alla memoria e la ricchezza dell'amicizia che ci ha regalato Alfredo Vivio, deve essere ricordato per l'esempio che ha saputo dare, sempre, da educatore, da sportivo, da partigiano, da combattente della vita. Lo ricorda bene anche Marcello Liberatore, che è qui con noi nel testo Una giovinezza rubata, e curato dal professor Carlo De Matteis, mio amico e compagno di scuola e di terremoto a Pescara. Vi sono riportate tra l'altro le imprese dei partigiani aquilani con Alfredo Vivio in prima linea. E ancora, nell'avventura della trappola girata in Super 8, sosteneva che il fiume Aterno si potesse navigare, si rese protagonista di questo ride di cui vi parlavo, dalle sorgenti del fiume nei pressi di Poggio Cancelli, e lui era convinto di poter arrivare a Pescara. Ennio Mari entrò in redazione trafelato e mi disse: Dantì, scrivi un pezzo, è morto Alfredo Vivio. Io rimasi di stucco. Sì, alle gole di San Venanzio, purtroppo ha cercato di dimostrare, lui sa che la terra era navigabile, è andato a finire, non so, dentro quella che lui ha definito poi una lavatrice, e io scrissi questo pezzo. Però, finito di scrivere, dissi a me stesso: ma non è possibile. Una forza interiore mi diceva: non è possibile, Alfredo, io sono convinto che non è potuto, è vero, finire così imbrigliato, eccetera, da queste acque. E più di un'ora rimasi, finché Gianni mi disse: me lo vuoi dare questo pezzo? Altro che fissa, mi richiamò all'attenzione. E io, mentre stavo per dare la telefonata e dettavo il pezzo, mi chiamarono i carabinieri di Popoli e quelli di Sulmona, dicendo che Alfredo Vivio, è vero, in mezzo a quel turbinio omicidiale riuscì, è vero, dopo un paio di ore di quella battaglia sott'acqua a 6 metri, a trovare un cunicolo, e praticamente si infilò su questo cunicolo e uscì dalla parte opposta e si salvò. Si vede quando lui esce e Elio Stella praticamente che lo filma. E qui, dalla tragedia sfiorata, andiamo alla commedia, si può dire, perché un carabiniere che stazionava e girava all'attorno, appena lo vide, si avvicinò ad Alfredo e gli disse: documenti, prego. Di più non voglio dire. I racconti degli amici sono deliziosi, vanno metabolizzati, ricordando la figura di Alfredo, che era molto umana. Vi dico solo questo concetto, questo giudizio: slanci commoventi e ingenuità clamorose lo rendevano unico, e adesso c'è solo un modo per salutarlo, come riporta anche mio figlio Aurelio, con il suo grazie, grazie, grazie. Perché quando lui diceva così, molti non lo capivano e molti non lo sanno neanche, perché è un modo elegante, uno stile, è vero, che ha il pugile, il vero pugile di una volta, di un tempo. Quando lui in intervista dice, è vero, che combatteva con i grandi sotto i quadrati di tutta Europa, praticamente al centro del quadrato il pugile si inchinava e salutava inchinandosi dicendo grazie, 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 e quindi questo grazie. Una piccola postilla a quanto ho detto: la pubblicazione è dedicata a, non solo ai figlioli, alla famiglia, ma anche a un mio allievo, Domenico Parisse, salutato qui in questo auditorium dai suoi compagni di scuola presenti con il professor Nardecchia, allievo che ha avuto per vari anni all'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Rendina dell'Aquila, da me diretto per 5 anni. Domenico amava lo sport come la sua onna e ci ha lasciato con il terremoto del 6 aprile l'anno scorso, e l'ultima foto se la fece con me e con la sua classe, e disse: preside, ci dobbiamo fare insieme una fotografia sotto il canestro di basket, perché io voglio bene a questo sport, io amo il basket. Avrebbe conseguito il diploma di ragioniere il prossimo mese di giugno, ma a lui gli è già stato assegnato il titolo ad honorem,
per la sua delicatezza, la sua sensibilità e la sua creatività che resteranno come eredità a noi adulti, ai suoi compagni di scuola e a tutti i giovani che verranno dopo di lui. Grazie a tutti. Dante Cavalli ha scritto Vivillo, ha scritto del pugilato, ha scritto delle regole, ma è il primo che non lo rispetta. Aveva detto 6 minuti e ci ha messo più di un quarto d'ora. Mi perdonerete, non ce ne siamo accorti. Una delle cose che diceva sempre il professore era che lo sport non serviva per migliorarsi fisicamente, perché a me mi hanno fatto nuotare una vita per diventare alto. Se guardate questo risultato, praticamente sarebbe il fallimento dello sport. La disciplina sportiva serviva per creare degli uomini, dei cittadini, e questo era il suo obiettivo. Ma io vorrei partire da una considerazione, non voglio riprendere quello che ho scritto nel libro, nel senso che quelli sono episodi importanti che danno un po' un'immagine complessiva di Alfredo, no? Io difatti dico alla scoperta di Alfredo, perché era il professore, l'amico, il partigiano, l'educatore, era uno come uno, nessuno 100.000. È imprevedibile, potrebbe venire in questo momento, entrare da lì con il suo Loden e uno dei 1000 cappelli messi così di traverso, e Carlo che fa papà, cioè è immanente, e siamo tutti qua. È bastato dire Alfredo Vivio in una sala piena di un venerdì pomeriggio post terremoto, insomma è importante questo. E un po' mi sembra anche di parlare di lui come finalmente si dovrebbe parlare, di una personalità, non di un personaggio, di una personalità importante. E se fosse un uomo dello Star System, praticamente come Mina, ha 91 anni, è scomparso dalla circolazione, di lui sappiamo, è immanente, ognuno di noi vive dei ricordi che sono indimenticabili, incancellabili, e che ti servono per costruire il futuro. Io difatti di Alfredo vorrei parlare questa sera di una cosa che non ho detto quando ho raccontato i miei incontri con Alfredo, che Alfredo era un uomo che viveva e vive essendo un contemporaneo del suo tempo, che è difficilissimo, perché molto spesso noi viviamo o nel passato dei bei ricordi o in un futuro che sia migliore del presente. No, Alfredo ha sempre vissuto il presente tenendo ben vivo e a mente il passato per costruire un futuro migliore. Beh, questo non è facile, e Alfredo ha vissuto una contraddizione dei tempi in cui viveva terribile. Pensate, un antifascista che viene da un regime dove la cultura fisica era un elemento determinante e vissuta in maniera abbastanza distorta, perché la competizione era sopraffazione. Per Alfredo la competizione è misurare le proprie capacità e vedere quali sono i propri limiti per migliorarsi, con il rispetto dell'avversario, delle regole, no? Allora immaginate, lui finalmente partigiano partecipa alla liberazione di questo paese per uno stupido atteggiamento che tutte le correnti politiche hanno avuto nell'immediato dopoguerra. Si è rifiutata l'educazione fisica e lo sport come mezzo di formazione dei cittadini, perché era stato mal utilizzato nel deprecato ventennio. Bene, Alfredo si è vissuta questa situazione veramente come un uomo contemporaneo, sapendo vivere questa contraddizione e subendo anche quella che era l'atteggiamento globale complessivo, ma non si è mai perso d'animo, ha sempre lavorato nella direzione di una valorizzazione dell'attività, dell'educazione fisica e dell'attività sportiva come mezzo di educazione e di formazione dei giovani cittadini. Quindi mi piace parlare, quindi, non dell'aneddotica, ma di una personalità complessa, articolata, con tantissimi pregi, e qui tutti parlano dei pregi, e io voglio parlare di un difetto, perché è lo stesso difetto che c'ha Carlo, identico, perbaloso. Non gli si può dire che... Però a differenza del figlio, il padre aveva ed ha la capacità di
raccogliere quello che di positivo veniva nell'appunto che tu gli facevi, e quindi questa sua permalosità diventava un elemento anche questo di valorizzazione della sua complessa personalità, e in modo che avesse come dire, sviluppata notevolmente una capacità di ascolto. E quella sua apparente svagatezza era un elemento dietro il quale si trincerava per poter maturare e come dire, elaborare strategie e risposte che fossero adeguate alla richiesta che tu gli facevi. Ora, una cosa, devo dire, mi è rimasta salda, un po' perché poi, diciamo così, la mia vita sportiva si è approcciata a uno sport come quello del rugby, che è, credo sia tra i più importanti mezzi di formazione sia per la disciplina sia per i contenuti etici che ha, eccetera eccetera. Però una cosa che mi ha insegnato il professore e che secondo me è l'elemento fondamentale rispetto a un comportamento, prima l'assessore parlava di sport come metafora della vita, e in effetti è proprio così. E quindi questo elemento è quello di avere una attenzione nel valutare il contesto, saper scegliere, lottare per ottenere il risultato e assumersi le responsabilità delle proprie scelte. Questo è un percorso formativo che Alfredo ci ha insegnato con una grande capacità, che credo sia soltanto delle persone che hanno una grandissima personalità, quello di rendere semplici, non ampollose, facilmente comprensibili le indicazioni che tu vuoi dare al giovane che stai educando. Anche con l'esempio o con lo scherzo o con la ilarità, ma in questo modo lui riuscì a farci capire quali fossero gli elementi fondanti eticamente nell'attività della pratica sportiva che noi facevamo. Se io mi ripenso semplicemente a quanto fosse agonista nello spirito Alfredo, ed è questo che, come dire, una cosa che credo mi abbia trasmesso fortemente, me qualsiasi cosa me la metti sul piano della sfida o insomma fino alla morte, anche adesso che sono come dire un anziano obeso, tu mi dici facciamo una sfida, io sono capace di rischiare anche di morire. Però la cosa che Alfredo ci ha altresì insegnato è stata quella di una attenzione importante al milieu nel quale tu ti muovi, e valutare attentamente quelle che sono le condizioni generali per poter dare una prestazione che sia di qualità e la migliore possibile in quel contesto. Io credo che non debba, insomma, non ho nemmeno la capacità, io l'ho detto in premessa quando ho cercato di scrivere, io sono un analfabeta, insomma, alla scuola non sono stato mai soltanto all'università ho avuto buoni risultati, la scuola, come dire, era una gabbia, una coercizione notevole, poi il lavoro che ho fatto, sono un analfabeta di ritorno pieno, quindi mi vorrete giustificare se non ho altro da aggiungere, se non un affetto infinito e come dire, un certo orgoglio nel potermi dire prima allievo e poi amico di Alfredo e amico di Carlo, non ho altro da aggiungere. Io vorrei fare due osservazioni, insomma, e cioè poi più diciamo più non possono essere testimonianze dirette, perché insomma tra me e Alfredo Vivio ci sono, lui è del 19, io sono del 59, quindi praticamente ci sono 40 anni, quindi apparteniamo a delle generazioni. Io poi non l'ho conosciuto personalmente direttamente se non in quella occasione, però vedete volentieri faccio delle considerazioni insomma anche sulla persona, perché penso che per valutare le persone non è che è necessario interrogarle per giorni di seguito, o perlomeno a volte può essere necessario, insomma a volte no, o come pure per capire se uno ha torto o una ragione non è che bisogna scrivere o leggere 50 pagine di atto e di memoria, a volte basta. E allora io del ricordo e dell'impressione veramente potente che quella persona, che poi adesso quando io lo riguardo
nelle fotografie, insomma, poi anche con un'espressione simpatica, sembra un po' un Belmondone, già un po' Belmondone di questi tipi, no? Allora dico, ma l'impressione è veramente di una persona vera, verace, autentica. E credo che questo è il tratto fondamentale, insomma l'impressione fondamentale che rimane. E non c'è bisogno appunto di essere stati coetanei o compagni, ecco, ripeto, io non l'ho conosciuto direttamente. Però a suo tempo e anche adesso che ho avuto l'occasione, insomma grazie al lavoro di raccolta e di ricollezione che Dante Capaldi ha fatto nel suo pregevolissimo libro, ho avuto l'occasione ecco, di conoscere altri inediti, altre caratteristiche, altri episodi che non conoscevo di questa persona e devo dire che rimango assolutamente confermato di questa impressione potentissima. L'episodio della canoa, anche questa poliedricità, tutte queste attività, tutte queste cose, che cosa ci dicono? Ci dicono comunque un uomo, cioè non solo un cultore del suo talento, della sua attività, della sua propensione, ma anche un pioniere, un ricercatore, un ricercatore di nuove esperienze, di nuovi orizzonti. Io ho praticato un po' di arti marziali nella mia vita, quindi cioè qualche collegamento a livello di sensibilità, no? Di quello che può dare questo tipo di attività, ne posso essere anche così testimone e portatore. Allora dico, ecco, per esempio, noi ci insegnavano, no? Allora il pugile deve stare sì con la guardia, deve stare attento alla guardia, però deve un po' aprirsi, non deve rimanere troppo chiuso, perché altrimenti troppo chiuso non riesci ad attaccare o a contrattaccare, né troppo chiuso, ma anche un po' aperto, quasi ad invitare. Allora, io dico, tra le varie cose, ecco, mi piace questa metafora dell'apertura, no? Essere guardinghi, essere accorti, sapersi proteggere, però quasi, cioè aprirsi quasi ad invitare l'avversario. L'invito ovviamente è una metafora, la nostra città, L'Aquila, è così violentemente colpita da un sommovimento, da un rovescio. Ecco, io penso la sfida di Alfredo Vivio, la canoa, le acque, no? Lui sfida le acque, ma la terra si muove peggio delle acque, capito? Quindi quello spirito che lui ha messo nell'affrontare quell'esperienza, noi ce lo ritroviamo collettivamente nella metafora. E allora, però, per affrontare questo combattimento terrificante, questa nuova sfida, ecco, io penso che ad esempio già la metafora, l'insegnamento, l'esempio dell'essere guardinghi, però sapersi anche aprire, già è un tratto significativo. Che una figura tutta quanta veramente da scoprire, da valutare e da capire nella sua profonda spiritualità. Attraverso questa via, questa esperienza concreta, poi ognuno è collocato storicamente nelle esperienze che gli sono, insomma, ognuno poi fa la sua vita. Però, ecco, queste metafore, questi insegnamenti, questi significati che poi a ben vedere noi possiamo estrapolare, fare propri e rivivere in circostanze apparentemente ecco, diverse, che c'entra un terremoto con un combattimento? E c'entra, come se c'entra? C'entra sicuramente. Ecco, io penso che da una persona come Alfredo Vivio possiamo ancora veramente trarre una linfa vera, verace, autentica e costruttiva per tutti noi, sia singolarmente che come comunità aquilana. Nonostante io quest'anno festeggi le nozze d'argento con l'Aquila, sono 25 anni che ormai lavoro in questa nostra città, non ho mai avuto la fortuna di conoscere Alfredo Vivio. E però, al termine della lettura del libro, è come se io l'avessi incontrato quasi sempre su Via Verdi, dove lo incontrava solitamente il professor Colapietra. Quindi ho avuto quasi la sensazione di averlo incontrato io, sicuramente per Via Verdi, non lo so.
però questa è la mia sensazione. Sensazione che mi deriva probabilmente dal buon lavoro, dal bel lavoro fatto dal collega Dante Capaldi e da altri colleghi che hanno contribuito alla realizzazione di questo libro. E allora mi sono detto, vada pure per il tiro mancino, ma a questo punto io renderò omaggio naturalmente a questa figura straordinaria di Alfredo, che mi ha convinto di una cosa fondamentalmente: se questo è il prototipo dell'Aquilano, beh, io non avevo dubbi che gli aquilani ce l'avrebbero fatta a ricostruire l'Aquila così e meglio di com'era, ma questa la conoscenza di Vivio attraverso questo libro mi ha ancor più convinto che non c'è alcun dubbio che questo avverrà molto presto e con grande soddisfazione di tutti. E allora mi sono detto, voglio rendere omaggio a una categoria di giornalisti, il giornalista sportivo, che ha contribuito in maniera determinante. Quando in questa regione si scriverà una storia del giornalismo, io spero che questa cosa possa avvenire anche molto presto, o attraverso tesi di laurea o attraverso il lavoro forse di qualcuno di noi, dei più giovani, ma anche di persone, dei colleghi che conservano la memoria del giornalismo abruzzese, io credo che quello sportivo avrà una parte preponderante. Perché i giornalisti sportivi abruzzesi, Capaldi, Lussuoso, ma anche Fulgo probabilmente non ha mai scritto tanto di sport, ma l'ho sentito parlare, e quindi ha anche lui questa propensione allo sport. Ma leggevo anche Palmieri che ha affrontato in maniera scientifica addirittura l'aspetto del pugilato e comunque dello sport in generale. È tutta gente che ci capisce. È tutta gente che ha una preparazione scientifica importante, ma soprattutto ha una moralità incredibile, un'eticità incredibile. Io qui all'Aquila ho imparato una cosa fondamentalmente, che il giornalista sportivo non è diverso dal giornalista di cronaca o dal giornalista che scrive di politica, che dovrebbero conservare tutti quanti un attaccamento molto forte all'indipendenza e all'autonomia di giudizio. Beh, io qui all'Aquila ho imparato una cosa, attraverso il racconto Le memorie di Celaia, ma anche di Guido Polidoro, che molti giornalisti sportivi, per non essere condizionati nei loro resoconti sportivi, pagavano il biglietto, e questa è una cosa straordinaria, di un'eticità incredibile. Invece io di recente mi sono dovuto occupare, questo per dire come si sta trasformando la nostra professione, forse non sempre in meglio, ma probabilmente per alcuni versi anche in peggio, ho dovuto affrontare delle proteste incredibili da parte di colleghi a cui le società sportive negavano gli accrediti dentro lo stadio, nello stadio, per svariate ragioni. Ma che vi importa? Ma voi avete bisogno dell'accredito per andare a vedere, pagare il biglietto? Comunque la vostra testata non può pagarvi il biglietto per mettervi nella condizione di dare un giudizio critico su quello che state vedendo. E allora le nostre cronache sono le cronache che si sono appiattite, sono cronache che non sono più, non riescono più ad attrarre il lettore, e questo contribuisce in qualche modo a farci disamorare rispetto a quello che noi leggiamo e a quello che noi facciamo. E allora sono qui a rendere omaggio proprio a questi giornalisti, a Dante Capaldi e ad altri, che ancora riescono attraverso questi scritti a far conoscere in maniera così viva, così fervida, così obiettiva personaggi del valore di Alfredo Vivio. Per cui io credo di poter dire con assoluta certezza e con assoluta convinzione che il prototipo Alfredo Vivio, il prototipo aquilano,
prototipo del personaggio forte, del personaggio che è riuscito a uscire fuori da quella gora, da quella lavatrice, come lui la chiama, da quella centrifuga, in maniera così miracolosa, in maniera così epica, credo che nessun altro sia mai riuscito a tentare l'esperimento di navigare la Terra, no? Bene, io credo che questo prototipo diventerà per voi un tipo ideale per la ricostruzione della città dell'Aquila. Grazie. Grazie a Stefano Pallotta per le belle parole che ha avuto per i suoi amministratori.